si chiama Tra meridiani e paralleli, poetando sotto le stelle, e nasce da un'idea del sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani, e del poeta fanese Stefano Sorcinelli, il microfestival itinerante della poesia che proporrà per 4 giovedì consecutivi opere di diversi poeti, tutti locali, per una sorta di viaggio nella tranquillità e la pace tra le diverse località e borghi del comune metaurense. Le poesie, inoltre, verranno alternate da momenti musicali curati dall'Associazione delle Arti. La proposta di questo microfestival di poesia è un po' figlia di questo tempo, no? Sospeso tra una voglia di ripartire e che si scontra inevitabilmente con i limiti della realtà di tutti i giorni, no? Che ci richiama un po' al fatto che invece dobbiamo ancora tenere serrate le maglie, insomma, di questa libertà. E l'idea che abbiamo avuto come amministrazione è quella di non rassegnarci a questo pessimismo generale, e ci siamo rivolti un po' al mondo delle arti, perché è l'arte che può darci una via di fuga da questa realtà, però una via di fuga che non è effimera, ma una via di fuga reale, che ci aiuti un po' a leggere un po' dentro, ma anche a saper leggere tra le righe di questo tempo. E cosa meglio della poesia, no? Può aiutarci a ingentilire un po' l'animo in questo periodo. Ecco, per ragionare insieme di come fare un modo, trovare un modo per coniugare da una parte la promozione turistica dei nostri borghi bellissimi, e che certamente si prestano al meglio per iniziative di questo genere, e dall'altra parte, ecco, portare e sperimentare qualcosa di nuovo in quello che è il panorama culturale dei territori circostanti. Il microfestival partirà da Pozzuolo il 22 luglio negli spazi antistanti la Chiesetta del Borgo, per poi proseguire a Bargni il 29 luglio nei pressi della Chiesa Centrale. Si continuerà con Serrungarina il 5 agosto in Piazza Serafini e si concluderà con Saltara il 12 agosto presso i mercati coperti. I 4 incontri inizieranno alle ore 21:15. Tutti questi luoghi e borghi, ha affermato Stefano Sorcinelli, direttore artistico della manifestazione, sono il palcoscenico ideale per parlare di poesia e bellezza. Abbiamo pensato di partire con poeti locali, già comunque conosciuti in ambito nazionale, quindi che hanno fatto pubblicazioni e che quindi hanno un certo riscontro anche sia dal punto di vista di lettori, ma anche di conoscenza proprio locale. Abbiamo deciso con Andrea di focalizzare, diciamo, di concentrare in 4 eventi questo microfestival itinerante di poesia, dal titolo che a noi piaceva tanto. Tra meridiani paralleli, poetando sotto le stelle. Tra meridiani paralleli, in qualche modo dà una dimensione geografica, no? Come fossero delle coordinate geografiche per questo microfestival itinerante di poesia. In realtà poi sono delle coordinate geografiche per uno spazio metafisico, nel quale andremo a analizzare i fondamenti, diciamo, strutture fondamentali dell'essere. Uno spazio che sarà di fuori di ogni luogo e di ogni tempo.